Buongiorno. Allora, oggi è venerdì e sono quasi le 1 di pomeriggio. Io sono arrivata da poco a casa dal lavoro. Scusatemi. Allora, voglio provare anch'io a fare un vlog. Non so se ce la farò, perché oggi non è che ho da fare chissà cosa, ma magari vi ispira anche. Ci provo. Comunque, niente. Alle 3 devo andare qua in un centro commerciale qua attaccato a casa mia per capirsi, che vado a trovare una mia amica che ha pausa dalle 3 alle 4, quindi andrò là e andrò a bermi un caffè, penso. Non lo so, penso di sì perché sto dormendo. Oggi doveva essere il mio giorno di riposo, invece il giorno di riposo io è da un mese e passa che non lo vedo, ma in teoria domani mi ha detto che forse mi dà il riposo, ma non ci credo. Guardate, non vedo l'ora di finire questa stagione di merda, detta proprio sinceramente. E basta. Sono troppo bene su questo divano. Mi piace la maglietta, sono una donna coi fiocchi. Ho ancora i pantaloni e le scarpe da lavoro, non c'ho cavoli di cambiarmi. Adesso con calma mi piacerebbe andare di là nel mio bello armadio, scegliere qualcosa da mettere così almeno mi sveglio un attimo, magari. Poi se riesco faccio anche il video outfit, forse. O comunque più che video outfit ve lo metterò qui dentro questo video. Scusate, ma non sono abituata a fare i vlog. Ho detto che ci provo, ma non vi assicuro niente di buono. E niente, devo alzarmi. Non capisco perché nel video precedente, cioè nel pezzo precedente del video, ero scura, adesso sono bianca. Questa non è la mia carnagione, non capisco. È sta cacchio di luce che. Boh, vedete? Qua sono più scura. Comunque, stesso. Allora mi sono cambiata. Ho solamente messo un po' di luci da labbra. Questo qua, vediamo se ce l'ho qua in borsa. Questo qua di Sien, della collezione, diciamo, quella che trovate sempre, perché se sapete che Sien, cioè al Lidl, per chi non sapesse, c'è questa collezione di trucchi che adesso la lasciano sempre, perché io la vedo sempre. Quindi il numero penso che sia, come vi dicevo nell'altro video, 15 Sweet Toffee. Vediamo se. Vabbè, comunque questa, che è marroncina. E sulle labbra vi risalta il vostro colore delle labbra e ve le lucida e basta, lucida labbra. Per quello che devo fare, no? Non ci voglio di fare chissà cosa. Poi ho indossato, vediamo, questa magliettina semplicissima color ocra che mi piace tantissimo questo colore. E poi vediamo se riesco a farvi vedere da qua. Allora, ok. Ho messo questo paio di jeans che mi sta un po' largo qua di sopra. Vediamo. Così. E ho aggiunto questa cintura con questa fibbietta in oro che era l'unica delle poche cinture che ho perché ne ho tante, fanno schifo proprio. Quindi dovrò buttare via anche un po' di cintura. E ai piedi, i calzini. No, i piedi ho le mie solite Adidas. Poi adesso, scusatemi, volevo parlarvi di una cosa. Allora, come posso dirvela? Cambio posizione. Ritorno alla mia solita posizione così mi viene meglio farvi vedere questa cosa. Allora, se vi ricordate in qualche video fa, quando sono andata a fare compere nei mercatini del vintage, vi dicevo che stavo cercando una cosa e finché non la trovavo, cioè non vi avrei detto cosa avrei cercato. Perché, cioè, adesso vi spiego. Allora, intanto vi faccio vedere che questa cosa che non l'ho trovata in un mercatino del vintage, ma l'ho trovata tramite subito.it, tramite una signora che la vendeva. E voi mi direte, vai, cazzo, hai finito di spendere? No, non ho ancora finito. Questa cosa mi è entrata in fissa da un bel po', perché io l'avevo già adocchiata su Depop. Non so per chi di voi ha presente l'applicazione Depop, che è tipo un eBay, no? Che io lì ci passerei le giornate, giuro.
E io l'avevo già adocchiata lì. Il fatto è che lì, quando io, cioè, mi interessavo, quel modello lì era già stato venduto. Poi l'ho ritrovata da un'altra parte e la persona non mi ha risposto. Quando ho trovato questa signora con la stessa borsa, ho detto no. Ho detto borsa? Oh, cazzo! Vabbè, la devo far vedere. Mi sono mangiata le cose da sola. Comunque sì, è una borsa. E vabbè, allora ci saranno commenti come per dire, ma che cazzo è? Per me è per una cazzata. A me è piaciuta tantissimo, l'ho voluta tantissimo e la sto usando tantissimo. E c'è sta cacchio di mosca qua. Quindi non mi interessano i vostri commenti, ma a me piace troppo. Allora, ho preso lei questa Witton degli anni di mia nonna, giuro, è degli anni di mia nonna. Allora, sapete che le cose vecchie hanno quell'odore strano, no? A me piace tantissimo, quindi è tutta in cuoio, pelle. È strauccia, è usata, quindi ha gli angoli un po' sbeccati, ovviamente, con le usure del tempo, quindi dovrebbe girarsi intorno agli anni 70 questa borsa. Non ha niente in particolare, ha solamente questa tracollina che vedete. L'unica, ecco, particolarità è che passa qua sotto. Quindi si può mettere a tracolla, quindi lasciare lunga, ma a me piace portata così, sinceramente. Così mi piace tantissimo. E sono troppo contenta di averla presa, veramente. E all'interno, adesso vi faccio vedere, qua ha le due taschine. E qui c'è una mega cerniera. Allora, dovete sapere che, vabbè, io mi sono informata tantissimo, quindi non sono andata a cazzo a comprarla. Per dire, allora, le Witton, essendo che adesso le stanno ovviamente copiando di cotte e di crude, lo sappiamo tutte. Negli anni 70 era appena uscita Witton, diciamo, è nata in quegli anni lì, e fino agli anni 80 non avevano fatto copie. Quindi questa fa parte di quegli anni e posso essere sicura al 100% che non è una copia. E anche la signora me l'ha assicurato, anche perché se non sape essendo che cioè, è stata molto carina e tutto, perché comunque mi fa, io tengo delle copie non originali, ma te lo direi se non è originale. Quindi io non sulla fiducia, ma comunque essendo intorno a quegli anni lì ci credo, perché comunque le copie sono partite dagli anni 80 in su. E poi se qua c'è qualcuna di voi che sa capire se è Witton originale o meno, me lo faccia sapere, così so se quella mi ha inculato o meno. Non penso, almeno io me lo sento, non so dirvi. Comunque, e che altro dirvi? Niente, è stato amore. Comunque anche la mia nonna mi ha detto che anche lei da giovane ce l'avevano Witton e non ne hai, non ce l'hai più, mi fa no, non ce l'ho più. Comunque mi ha detto che al tempo non costavano neanche tanto, quindi non sono come le Witton di ora, anche perché le Witton di ora non vengono di questo colore, non hanno questo cuoio, questo è cuoio di quegli anni, il cuoio che c'è adesso non sarà mai questo. Il materiale delle Witton di adesso è cambiato, penso anch'io, perché le cuciture gialle sono fatte di un determinato di una determinata cosa che adesso non mi viene il nome. Sono fatte in pelle di vacchetta. Questa non lo so, comunque è pelle, ma non so dirvi che tipo di pelle è. Dovrei fare una ricerca più approfondita per le Witton di quel tempo. Comunque sia, è bellissima, cioè si è tenuta benissimo, cioè tutti gli anni che ha. Fate finta che sia degli anni 70, siamo nel 2016, quindi ha quasi 40 anni sta borsa, se non, sì, 40 se non di più, e sì, più di 40 ne ha. E quindi, cioè, io penso che sia ancora bellissima, sfruttabilissima. E la metto con tutto, cioè ragazze, anche con l'outfit di oggi è semplicissima e poi è anche grandicella, cioè non è, come vedete, è più grande di me, che io non sono piccolina. Comunque ci tenevo a farvela vedere perché magari tanti di voi piacciono questi pezzi vintage. Qui da me a 10 minuti da casa mia, di solito a gennaio, se non sbaglio, fanno la fiera del vintage e quando ci sono andata ci vado tutti gli anni.
Solo che non mi sono mai imbattuta a chiedere i prezzi delle Witton lì, perché ci sono tanti tanti banchetti all'interno di questa fiera che hanno Witton di mia nonna, veramente. Però questo modello in particolare mi ha colpito tantissimo. Non chiedetemi il motivo, ma mi ha colpito tantissimo e finalmente è mia. Quindi questa morirà insieme a me. Poi si sa, le Witton di adesso sono bellissime. Però io sinceramente, per ora non ho la disponibilità economica di potermi permettere una Witton del 2016, parlo. Queste qua, i pezzi vintage, cioè non è accessibile a tutti, è accessibile a tutti i prezzi. Poi io l'ho comprata da una privata, quindi può essere che magari se andate a un mercatino, può essere che trovate anche l'occasione o come che trovate quel pezzo che è stato portato lì, e ovviamente devono ricavarci tutte e due le parti e vi costa comunque tantino. E basta, niente, io penso che come sia stata onesta e tutto, è un bel pezzo, ha la sua storia e a me è questo che mi piace, perché a me il vintage piace, è sempre piaciuto tantissimo il vintage. Però ovviamente non è che io vado solamente a vedere le cose vintage, cioè io deve colpirmi un determinato oggetto, insomma, non è che vado a comprare tutto del vintage, ma determinate cose mi piacciono, ad esempio queste cose, tipo queste cose qua, le borse, gli accessori di una volta mi piacciono tantissimo. Difatti io sono sempre a sbirciare in camera di mia nonna. Tipo tra le sue cose, cioè io fin da piccola mi è sempre piaciuto andare a spiare anche sulla soffitta. E difatti adesso, appena ho un attimo di tempo, vorrei andare a vedere sul mio granaio cosa è rimasto, ma tante cose sono state buttate ed è un peccato. Comunque su ho ancora, non so se voi sapete, non so se ce li avete anche voi, quei mega. Come si chiamano? Bauli di una volta, ma di una volta, quelli grandi con i cinghioni davanti. Ecco, io ne ho tre, forse tre ne ho su, belli grandi. Io ho visto quelli in un mercatino, cioè li vendevano tipo 100 e passa euro. Cioè, ho detto wow, questi sono pezzi, ragazze, che se voi siete capaci con l'immaginazione, con la fantasia, potete decorarvi camera, potete decorarvi casa, cioè con quei pezzi lì si fanno anche le valigie di una volta. Tipo io ho una valigia, una 24 ore del mio nonnino, ancora, che cioè rigida, quindi non so se ce l'avete presente, quelle valigette rigide, e quella spero ci sia ancora su, io me la pioppo, me la prendo e ci voglio fare qualcosa perché è troppo bella. Quelle valigie lì sono bellissime, come arredo da bellezza ovviamente, perché ci si potrebbero anche riutilizzare, ma dipende voi cosa volete fare. Comunque a me quei bauli lì mi piacciono tantissimo e penso che me lo farò mettere a posto, perché comunque, sapete, all'interno bisogna anche disinfettarli, poi dipende, perché se lo usate come, che ne so, tavolino da sala, perché ho visto una ragazza che lo usava come tavolo da sala. Quindi bellissimo, veramente. O comunque se si vuole riutilizzare bisogna farlo disinfettare da chi è capace e di farvelo mettere a posto, perché comunque, cioè, sapete, quella puzza proprio da chiuso di anni e anni e anni è normale, ecco. Può essere anche che sia anche da buttare, però da tenere per bellezza o per appoggio di qualsiasi altra cosa, per me è fantastico. Dopo 10 minuti che parlo vi lascio. E niente, adesso penso che ci sentiamo più tardi. Ah, fatemi sapere, insomma, cioè, a me piace. Poi io, i gusti sono gusti, io non dico niente, però l'adoro. Ok, sarà un video infinito, lo so. Comunque mi sono appena informata del discorso di Louis Vuitton degli anni 70. In poche parole, la pelle di adesso, come vi dicevo prima, non è la pelle di un tempo. Hanno usato cuoi diversi, quindi per tanti tipi di cuoio insieme per fare una pelle, cioè per fare un cuoio più spesso, diciamo, più resistente. Poi ho guardato anche il discorso delle cerniere, che c'è scritto in questo blog che ora le cerniere di Vuitton, quindi queste qua, hanno il logo Louis Vuitton marchiato sopra. Quelle di una volta, no, dei primi anni, io parlo degli anni 70, ragazze,
che hanno questa, avevano due loghi, quindi Witton, come vi ho detto, è nata nel 1970 negli Stati Uniti. E c'è scritto che loro usavano questo tipo di cerniera della marca Eclair è un altro marchio, e di fatti adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvela vedere. Qui, dove cacchio è? Questa qua, la marca è qui sotto, non si vede benissimo. Comunque, e poi i primi non avevano data coda all'interno, quindi questa è proprio le prime che sono uscite queste, perché... Non c'è da, perché adesso forse dagli anni 80-90 hanno cominciato a mettere i data code all'interno, quindi il codice di seriale per identificarle e per vedere dove è stata fatta questa Louis Vuitton. Questa non ha niente, almeno penso, perché dovrei controllare meglio, ma non ha, da quello che vedo io non ha codici, quindi è una proprio delle prime prime. E sta durando un casino sto video. Bene, sono salita in macchina. Ora vado ad Affi, è inutile che vi dica ad Affi, cioè io parlo come se stessi parlando con persone che, quindi vabbè, vado qua vicino al centro commerciale, vi dicevo, per chi mi segue del posto lo sa. Poi volevo farvi vedere questo portachiavi qua, che mi ha regalato la signora, quella della borsa, prima mi sono dimenticata di farvela vedere, e... Niente, volevo farvelo vedere e basta. Quindi ora vado, che ore sono? La macchina mi fa di... Ma la macchina c'è troppo avanti. Comunque vabbè, sono qua. Ora vado e ci vediamo dopo. Allora, io vorrei provare a fare i video che fanno tutte in macchina. Cioè, io non ho posto in questa cacchio di macchina, quindi portate pazienza per... il posto, non mi vedrete neanche, perché l'ho dovuto mettere proprio dove ho il contachilometri. Sta cazzo di 500, non c'è posto per niente. Comunque, ho detto, volevo provare, perché io ce l'avrei il portatelefono, ma mi guarda un po' in su, quindi non riesce a vedermi la faccia. E quindi faccio così e basta. C'è una giornata oggi, è fantastica. Cioè, neanche a pagarla oro, tipo sembra estate ancora. Comunque, vabbè, così vi sto annoiando, ragazze, lo so, portate pazienza. E niente, sarà un vlog lunghissimo, sempre che riuscirò a caricare sto vlog, perché non sono convinta, o forse perché proprio non mi piace la tipologia di video, mi annoia un po', poi dipende sempre da chi lo fa e da chi è bravo a intrattenere, perché io mi sento un po' noiosa, altrettanto, mi annoio, cioè mi annoio io a sentire me stessa, figuriamoci gli altri. Ok, in questo momento sto facendo la guardia alle galline. Vieni Bea, vieni amore, ciao, ciao amorino, ciao, brutta peste, ciao. E in poche parole, devo controllare le galline finché mia nonna porta dentro la macchina. E quindi scopa in mano e si va a comandare. Sono tornata a casa, sono le 5:10, 5:10, sono molto, ho i capelli che fanno veramente schifo al sti cazzi proprio, vabbè. Ho sempre un linguaggio molto scurrile, scusatemi, ma io parlo con voi come parlo con le persone che mi conoscono, in poche parole, forse non dovrei o forse dovrei, ma sono fatta così, quindi qua vedrete solamente la Marina, quella vera. Non sto qui a fare la carina, a farvi vedere i video tutti belli, carini, e ma no, non sono io così, io vi faccio vedere come sono fatta semplicemente.
quindi o piaccio o non piaccio, non c'è altro da dire. E niente, io penso che questo vlog sia durato tantissimo. Spero vi sia piaciuto, ma piaciuto è dire tanto. Dovrò, non so se ne farò altri, non so se lo caricherò, devo vedere come verrà il tutto. Non ho fatto niente di eccezionale, ma era solo per parlare un po' con voi e basta. Quindi, boh, mi direte voi. Se, perché sinceramente io non vado in giro col telefono in mano a registrare in giro per i centri commerciali o per farmi le passeggiate. Cioè, se sono da sola lo faccio, se ho altra gente vicino non faccio niente. Quindi adesso devo chiamare al lavoro per vedere, perché devo chiamare io ovviamente, non è che mi chiamano loro, per sapere se domani sono a casa o non sono a casa. Vabbè, lo stesso, tanto ormai non mi cambia più niente, fino alla fine non riposiamo quello stesso. E basta, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!